Salve ragazzi, sono di nuovo io, JB Scorpion, e quest'oggi faremo un confronto diretto tra PhonePad e Note 10.1, anche se onestamente sono due terminali totalmente di altre categorie, visto che questo parliamo di un 10.1 pollici e questo di un 7 pollici. In questo caso cambiano non solo le dimensioni, ma c'è anche il peso, è veramente totalmente diverso. Perché sto facendo questo? Perché ho visto che un utente che scriveva sul forum di telefonino.net nella pagina ufficiale del thread ufficiale del PhonePad era addirittura si era, cioè, aveva il dubbio tra questo e il Note 10.1. cioè, secondo me non c'è da avere dubbio, qui parliamo di un terminale da 10.1 pollici, come ho già detto, con un certo peso. E ripeto, naturalmente la portabilità è davvero limitata. Con questo cellulare che io riesco tranquillamente a tenere con una mano, senza alcun problema, il peso non dà nessun fastidio, è possibile usarlo anche così. Questo, cioè, non vedete, con una mano è praticamente impossibile da utilizzare e non è adatto a ciò. L'altra differenza sono che, come vedete, il PhonePad ha la capsula comunque auricolare per parlare direttamente all'orecchio, mentre il Note 1 possiede due casse stereo qui, ma l'audio si sente solo in via voce o tramite comunque auricolare o auricolare Bluetooth. Vediamo comunque la fluidità del Note 10.1, che è veramente ottima, ma secondo me si tratta più di un tablet, diciamo, da casa, fra parentesi, che uno come questo, che entrambi telefonano e sono dotati di modulo 3G. Naturalmente farlo col PhonePad è una cosa, e farlo con questo, con Note 10.1, è tutt'altra. In questo caso vediamo prima a fare una telefonata. Interfaccia diversa, qui abbiamo un'interfaccia più da smartphone. Proviamo. Che però sempre 139, Galeazzi, non nelle sue review. Proviamo, non lo so, 190. Sentiamo l'audio. Mi assicuro che l'audio è davvero molto forte. Supererà quello di molti cellulari. Allora, qui abbiamo invece, proviamo, in questo caso non facciamo lo stesso sbaglio, e chiamiamo il numero della team, che in questo momento non ricordo quale sia. Per esempio, ho sbagliato numero, ma vedete che l'audio è nettamente a favore del Note 10.1 grazie a queste casse. Allora, in più, che cosa possiamo andare? Andiamo sul browser, anche se già l'ho fatto vedere in un vecchio video. Cerchiamo il browser stock. Qui cercavo una source point nelle vicinanze. Non lo so, proviamo il classico telefonino.net. proviamolo anche qui. Aspettiamo che carichino entrambi. Il display, onestamente, visto la grandezza, preferisco quello del PhonePad. Sinceramente non mi piace quello del Note 10.1, ha dei colori sparati e non, onestamente, non metterei per niente. Scusate un attimo, qui non carica la pagina, ha caricato. Mettiamo questo nella stessa posizione. Vedete, questa un'altra differenza che mi sono dimenticato di dirvi: guardate il simbolo dell'Asus e quello della Samsung. Questo cosa fa capire? Che la posizione ideale
per cui è stato creato questo tablet, cioè il PhonePad, è in posizione verticale, in questo senso. Mentre questo qua, quest'altro, il Note 10.1, è stato creato, come vedete, scritto Samsung qua sotto, per essere, diciamo, per stare in posizione orizzontale. Qui vediamo, qui c'è il browser, e avevo detto che rotazione dello schermo va bene, rotazione molto veloce per entrambi, nessun problema. Naturalmente le dimensioni sono a favore del Note 10.1 per una navigazione più adeguata. Vediamo che il PhonePad non ha il minimo rallentamento in tutte le operazioni. Mentre vedete qualche... quando faccio... vedete il doppio tap, il Note 10.1 deve caricare la pagina. Scusate il telefono. Come dicevo, prima della telefonata, scusate. Poi magari vedrete uno schermo più luminoso perché non sono a pari luminosità. Il Note 10.1 ha luminosità massima, mentre questo io ho ottenuto sia l'avvantaggio intelligente di Asus e sì, è luminosità automatica, scusate che la levo, e vedete qui le cose cominciano a cambiare, anche se magari a chi lo chiede il PhonePad possiede anche questo tipo di luminosità, vedete qui sopra, che si chiama Outdoor Mode per quando si esce. Vedete qui invece è cambiato, luminosità è a favore in questo caso del PhonePad, che ha un'ottima luminosità, perché molti si chiedevano, leggendo commenti, che la luminosità del PhonePad era bassa. Invece, grazie ad Asus, una notifica, grazie ad Asus abbiamo questa nuova modalità, Outdoor Mode, come ho detto, che rende la luminosità veramente elevatissima. Comunque rimettiamo luminosità più bassa qui, perché comunque, nonostante tutto, si vede meglio videocamera a luminosità minore. Allora qui abbiamo, scusate, un altro allotto a posto, sì, qui abbiamo una ottima fluidità. Anche il Note 10.1, capiamoci, uno schermo più grande rende molto più leggibile il testo anche al minimo zoom, come vedete, mentre al zoom più basso il PhonePad da questa distanza diciamo che è illeggibile, ma è normale visto la differenza di dimensioni del display. Infatti il PhonePad si usa a distanza più ravvicinata, mentre questo, come ho detto, è più un tablet da casa. Questo è il sito di telefonino.net, e l'unico delay che abbiamo qui è nel momento in cui facciamo un doppio tap indietro, vedete? Mentre qui non succede, anche se devo dire che il doppio tap, cioè il riposizionamento della pagina, è, diciamo, migliore sul Note 10.1, secondo il mio modesto parere comunque. Allora, in questo caso cambiamo il tutto, vediamo un attimino il Corriere della Sera, anche qui. Apriamo la pagina su entrambi, non notiamo la velocità perché secondo me non ha alcun senso. Qui l'ha aperto in modalità mobile. Quindi richiediamo il sito desktop. Anche qui lo stesso. In questo caso non ricordo come si fa, forse così, vediamo. Sì, visualizzazione desktop. Ah. Qui ha finito, però ho fatto prima. Qui non so perché ho avuto qualche problema. Ricarichiamo la pagina sul Note 10.1. Forse semplicemente io. Problema di linea, infatti non era caricato neanche qui sul PhonePad. Ho avuto un problema di linea probabilmente. Intanto cominciamo a vedere la velocità del Note 10.1. Anche qui, scorrimento della pagina
Quasi perfetto, ha solo dei piccoli impuntamenti che non capisco perché. Forse è comunque una caratteristica, forse si ferma e poi col secondo riparte, col secondo tocco. Vediamo qui. Vediamo che sul phonepad, cioè, ragazzi, sul phonepad risulta più fluido. Vedete il delay della pagina. Cosa che, scusate, ho cliccato una pagina per caso. Torniamo indietro. Guardate invece sul phonepad che la pagina non ha nessun delay, facendo il pinch to zoom. Chi è questa bella ragazza? Maria Sharapova. Cazzo. Comunque, vediamo che non ha il minimo rallentamento. Forse nello scorrimento, vedete, carica leggermente dopo, mentre questo è praticamente immediato. Dunque, due caratteristiche diverse, però il phonepad si dipende veramente bene. E forse dal punto di vista del browser stock è persino superiore al Note 10.1, che ricordiamo essere un Exynos quad core. In ogni caso, col browser abbiamo finito. E vediamo anche l'apertura di qualche applicazione.